Nane Zavagni, una mostra importante che ripercorre tutte le sue tappe artistiche. Può farci una brevissima carrellata del suo percorso, dei materiali che usa e delle differenze tra i vari generi? Ah, è una carrellata praticamente che occupa, cioè va a spaziare praticamente quasi 60 anni, insomma, no? Di lavoro, che va dai primi disegni così fino alle ultime cose. Però nel vario percorso io ho usato diversi materiali. È chiaro che ogni materiale determina un risultato, no? Perché se io uso la pietra, quella si lavora e si costruisce, si plasma in una certa maniera. Se uso un materiale plasmabile ho altre possibilità. Se uso, come in questo caso, le strutture, le reti basilari che sono di queste strutture, queste posso ottenere questi risultati, altre forme, ma non è che posso concepire questa come usare la pietra. Ecco, questa apparente diversità alle volte può creare anche delle apparenti difficoltà per chi si avvicina al mio lavoro. Ecco, invece il caso di Zavagno è che crea una struttura trasparente, specialmente negli ultimi anni, che diventa ambientale, perché il paesaggio passa, lo si vede attraverso, quindi esiste in quanto esiste non solo come forma astratta, ma come dialogo con tutto quello che sta intorno. E quindi mischia, diciamo, la struttura molto rigida, geometrica, con un patrimonio iconico sterminato, perché secondo come si guarda si mette dentro. Resta da verificare per chi guarda il mio lavoro se c'è o no della qualità nelle cose che si fanno. Questo è importante, insomma. Ecco. Almeno da quello che ho visto sul catalogo, sarà una delle più importanti di Zavagno, nella storia di Zavagno. E certamente finora diventa anche la più importante, perché è quella che documenta meglio questo momento più recente. Però mi sembra che ci sia anche una memoria di tutto quello che è stato il passato di Zavagno, perché in realtà adesso è così, cioè ha maturato un aspetto che ha prevalso su tutti gli altri, però al di sotto di questo e all'indietro nel tempo c'è invece un travaglio abbastanza complesso, che forse qui si vede ancora nei disegni, che parte da un segno molto libero, da un aspetto anche emotivo, espressionista, addirittura si è parlato di espressionismo in certi momenti, forse persino organico, perché ci sono delle cose molto organiche. Fra l'altro io adesso sto studiando un Modeni e ci sono degli strani assonanze con le angurie di Moreni, che per lui sono strani queste assonanze, ma insomma comunque. Siamo particolarmente lieti di fornire questo omaggio al maestro Zavagno, che va a completare un po' l'opera di omaggio ai grandi artisti del nostro territorio dopo la mostra fotografica di Zanier. Altra cosa positiva è il coinvolgimento di tutta la città, perché la mostra avrà tre sedi espositive: la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Armando Pizzinato, la Galleria Sagittaria, poi avrà la Banca Popolare Friuladria, la sede centrale della Banca Popolare Friuladria in piazza 20 Settembre. Questa coniugazione tra pubblico e privato e questo, diciamo, rapporto fra enti di carattere diverso è motivo per noi di grande soddisfazione, perché crea finalmente quel sistema e quelle relazioni tra organizzazioni aziendali, enti culturali della città, che credo servano a dare dimostrazione di grande compattezza di Pordenone nei confronti di tutto il territorio, ma anche fornire risposte positive e immediate a una situazione non certo facile come quella odierna.